Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Tifos Plus, sempre sommetendo con Pasqua e Gulmo. Ciao! Senza microfono, anche questa volta. Anche questa volta, perché è lo stesso giorno in cui registriamo, solo per questo. Magari questo esce pure prima. Magari esce pure prima. Non lo sapremo. Anche prima esce, ma chi lo sa quale sarà. Ragazzi, prima di cominciare col video, c'è area di novità in quest'oggi, in questo video. Vi ricordo di lasciare un like al video se ancora non siete iscritti, iscrivetelo, fatelo adesso. Seguiteci su Instagram, sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. E se volete giocare anche voi a Tiger Ghost, mandateci un messaggino romantico su Instagram. Se ci scrivete un bel messaggio, magari vi diamo anche due codici. Magari così vi diamo i codici di accesso al servers Tiger Ghost Exclusive gratuitos. Paschi, siamo qui per quale motivo siamo qua con i dropper? Allora, i dropper per vantarci della nostra bellezza, dei nostri dropper così carini. Io sono un Gulmon, un Peppe Ninja e Gulmon Dragon. Prima battuta. I dropper, ragazzi, su Metin sono importantissimi. E non sarà il punto di questo video, perché in questo video vi andremo a dire tutt'altro. Ma però, come vedete, spoiler, questi due dropper, questi due VG, come sapete, noi amiamo Metin, siamo nabbi, facciamo schifo, diteci quello che volete. Godiamo a giocare. Non ci interessa un cazzo, ragazzi, perché i pro player ci sono su Metin, ma non siamo noi. Quindi se volete guardare pro player, avete sbagliato canale! Andate a guardarli altrove. Esatto. Noi giochiamo a Medi per divertirci e ci divertiamo un sacco, almeno io, ma penso anche Gulmo, con queste cose qua. Quindi fare i dropper. Magari adesso abbiamo la possibilità di farli con i controcazzi che prima non ce l'avevamo. Quindi vedete tutto più 9, scioppale, cose, frate, cose. E Gulmo pure, cioè, qualcosa a farvi vedere, giusto un attimo, solo un attimo, anche a cose del genere. Quindi ragazzi, abbiamo pensato di fare una miniserie, esatto, diciamo, con i nostri due dropper. Ognuno ha i suoi due obiettivi, io ho un obiettivo col mio dropper che non vi dico in questo video, Gulmo ce n'è un altro che non vi dirà, esatto, in questo video. Esatto. Ma perché Gulmo allora abbiamo fatto questo video? Che cosa vogliamo fare? Allora Vaschi, la cosa che vogliamo fare è una cosa che in realtà abbiamo già fatto in passato, ma vogliamo fare in modo più approfondito e di qualità nettamente superiore all'altro. Esatto. Ovvero, Paschi, spiegarvi singolarmente, classe per classe, tipo per tipo, tutti quanti i PG. Quindi, sciamano drago nello specifico, ninja arco nello specifico, war corpo nello specifico. Quindi, ragazzi, per ogni PG e per ogni classe di PG, quindi esatto, un video dedicato a ogni, per ogni PG. Diciamo che la maggior parte di questi PG ce l'abbiamo per farli vedere, ma non è quello il punto, perché andremo a darvi un'idea di quale PG è migliore, magari da PvP, migliore da PvM, ma soprattutto da livello basso a livello alto, qual è il migliore, qual è il meno peggio, il più meglio, il meno meglio. Esatto. Quindi vi andremo a dare tutte queste indicazioni, da così magari per chi ancora non, una sorta di guida per chi vuole scegliere un PG per fare una determinata cosa. Esatto, magari che ne so, tu hai sempre fatto il war corpo, vuoi farti il Sura? Te lo diciamo noi. Esatto. Hai sempre fatto Sura e war, che abbiamo detto qua, dove fu Shaman? Eccoci qua. Vuoi fare il Liga? No, non te lo fai. Anche in Liga, ragazzi, purtroppo anche in Liga. Esatto. Succederà. Faremo tutto. Ma in Liga nemmeno che fanno una sola volta, perché uno su... Sì, è solo kill, non c'ha, diciamo, diverse casi. Ragazzi, vogliamo però che in questo video, qui sotto nei commenti, ci scrivete con quale PG volete che iniziamo questa nuova serie di video. Questa guida. Esatto. Da quale PG, magari... che ne so, perché dallo sciamano drago? Lo sciamano drago, perché poi Gulmo c'ha da montare, come abbiamo visto. Oh. Non so, c'ha come sai, c'ha da montare, ragazzi, questo, praticamente tutta l'alchimia, quindi è abbastanza interessante. Paschi, comunque sarà come ho detto, un video e una serie di video in questo caso nettamente superiore rispetto a quelli che abbiamo fatto qualche anno fa, in cui sì, spogliato comunque però Maria molto grossolana. Generico. Adesso è generica, molto non grossolana, ma generica, generica, hai ragione. Generica. Entrambe le classi, cosa erano meglio a fare, eccetera. Adesso, una per una, singolarmente, esatto, classe specifica del PG. Una bella guida. Anche perché magari con cose di anche fiziose. Sì, sì, l'idea, sì, l'idea c'è. C'è l'idea, c'è l'idea. L'idea c'è, no? E anche perché negli scorsi video, nello scorso video, diciamo, dove abbiamo spiegato i vari personaggi e quant'altro, probabilmente
abbiamo anche sottovalutato qualche classe che invece magari adesso aspetto, con nuovi aggiornamenti, con tante altre cose, può essere migliore rispetto a un'altra. E ragazzi vi stupirà. Per chi non conosce appieno a fondo il gioco, conoscere alcune informazioni, perché veramente alcune, quando le ho scoperte, c'è rimasto di stucco, anch'io sono rimasto incredibile. Però Pasquale, diciamo che l'idea del video perché nasce proprio dai dropper. Esatto, sì, nasce proprio dai dropper, perché nel fare lo sciamano io, nel fare il ninja Paschi, cazzo, io sono tornato al 2010 quando giocavo a Madden. Cioè io giocavo con la... godivo a giocare a Madden con questo PG qua, al momento purtroppo ancora scarso a livello di abilità. Raga, tutto il resto è così. Non so se mi spieghi, poi questo vabbè, è per c'è te, l'alchimia. Oh, grazie. Prego. Prossimo video. Fiamo. L'ho conservato apposta. In ogni caso, Paschi, ti dicevo, l'idea è nata proprio da questi due top, perché nel giocarci, almeno io, ma quando ho capito, quando ne abbiamo parlato anche Paschi, abbiamo ritrovato quella voglia di giocare in maniera sana a Madden. Comunque, esatto, stavamo facendo vabbè su Tigers, però comunque arrivato a un certo livello dei trial double force, purtroppo, quindi vabbè, lo sapete tutti. Però giocando a livelli scarsi, soprattutto su server in cui lo scopo è qui, giocare a livelli bassi con gli eventi attivi praticamente puoi fare tanto, tutti quanti i giorni è divertente, le abilità, Gulmo, con le letture concentrate droppabili, proprio l'esorcismo a morire ci stanno, sì. Diventa tutto molto interessante e perdere Danti, ed è più che interessante, molto molto divertente è stato per noi farlo. E qui abbiamo detto, non l'abbiamo trovato divertente, cioè chi potrebbe trovarlo divertente e anche utile se gli facciamo un video sopra, ed ecco qua l'idea. Quindi due idee in un solo video, ragazzi, quindi, incredibile. Quindi ragazzi, speriamo che l'idea vi piaccia. Sì. Nel caso in cui vi piaccia, commentate qua sotto col prossimo PG che dobbiamo trattare, col primo, non il prossimo, il primo PG che dobbiamo trattare nello specifico. Abbiamo già in mente delle idee molto interessanti a livello di qualità del video, quindi probabilmente potremo metterci un po' di più per crearlo. Sì, ci sarà per la prima volta probabilmente, perché questo è un video di qualità, sì, rispetto agli altri. Almeno di qualità ci proviamo a farlo, che l'idea è molto interessante, cerchiamo e speriamo di riuscire ad applicare nella testa. E fateci sapere quindi qui sotto la classe di cui dobbiamo parlare, la prima classe. E poi prossimamente vedete anche il video dei nostri dropper, come fanno paura anche a livello basso. Per concludere il video, ragazzi, darò una lezione al signor Gulmo. Lasciate un like al video, vedete Gulmo come scappa. Vai, guarda tu. Io non so usare il ninja, non gioco a Madden da 2 anni e questo è il risultato. In abilità forse non può proprio fermare. Non posso per fermare, vabbè. Ma mi sono fermato, ragazzi. Detto questo, ragazzi, mentre Gulmo muore, non morirà mai, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, scandino, non grandi su. Dagni. Eppure vincerai tu, lo sai? No, non ce la faccio. Ma pure un nuovo tranello, come si chiama, un vortice fatto per bene, ma scusa, che te ce riusciamo? E invece muore Gulmo! Ehi! Ciao! Ma tu non hai visto che aveva queste auro, ma scusa, andiamo, non vale, Gulmo, ciò, ti pure la storia!